Guardate le prime immagini della mostra inaugurata questa mattina via Altinate, il Museo della Terza Armata, archivio storico Dal Molin in collaborazione con il Comando Forze di Difesa Interregionale del Nord. È una mostra dedicata al 1914. Ci sono le firme digitali originali di Benito Mussolini, del re Umberto II di Savoia, dei generali Cadorna, Badoglio e Diaz e quella di Giuseppe Ungaretti. Ci sono le prime eliche della nascente aviazione, armi ed equipaggiamenti divise ai piani superiori. Il piccolo grande tesoro che fa parte della collezione del Museo della Terza Armata è stato aperto al pubblico oggi con una mostra dedicata al 1914, l'anno in cui tutto iniziò. Quello che vogliamo fare con la cerimonia di oggi è quello di aprire una mostra che illustrerà, cercherà di trasmettere soprattutto ai giovani studenti che sono presenti, le sensazioni, le atmosfere che si vivevano in Italia proprio nel 1914 alla preparazione dell'ingresso della guerra. Dal totem multimediale con i monumenti fotografici del tempo alle immagini che ritraevano ancora italiani e austriaci a proteggere i rispettivi confini nazionali senza combattersi. Oggi all'apertura c'erano anche alcune scolaresche. Ecco, forse invece riscoprire questo posto all'interno del cuore di Padova, perché siamo in via Altinate, dà un senso anche ai 100 anni della commemorazione della Grande Guerra e dà un senso anche per quanto riguarda la nostra storia e l'importanza che Padova ha avuto. E domani la città si prepara a festeggiare il 60° anniversario dell'annessione di Trieste all'Italia. Oggi come allora noi siamo uno strumento, siamo una risorsa per il paese che viene messa a disposizione della volontà del popolo italiano.